Supponiamo che un uomo sia di fronte ad un grande fiume e deve attraversarlo per raggiungere l'altra riva, ma non c'è una barca per farlo. Cosa farà? Taglia alcuni alberi, li lega insieme e costruisce una zattera. Quindi si siede sulla zattera e, usando le mani o aiutandosi con un bastone, si sposta per attraversare il fiume. Una volta raggiunta l'altra sponda, abbandona la zattera perché non ne ha più bisogno. Quello che non farebbe mai, pensando a quanto gli era stata utile, è caricarla sulle spalle e continuare il viaggio con lei sulla schiena. Allo stesso modo, i miei insegnamenti sono solo un mezzo per raggiungere un fine. Sono una zattera che vi trasporterà sull'altra riva. Non sono un obiettivo in sé, ma un mezzo per ottenere l'illuminazione. Buddha stava insegnando ad un gruppo di discepoli, quando un uomo gli si avvicinò e lo insultò, con l'intenzione di aggredirlo. Di fronte a tutti, Buddha reagì con assoluta tranquillità, rimanendo fermo e in silenzio. Quando l'uomo se ne andò, uno dei discepoli, indignato da questo comportamento, chiese a Buddha perché avesse permesso a quello straniero di maltrattarlo in quel modo. Buddha rispose serenamente: «Se io ti regalo un cavallo e tu non lo accetti, di chi è il cavallo?» L'alunno, dopo aver tentennato per un istante, disse: «Se io non lo accettassi, il cavallo continuerebbe ad essere vostro, maestro». Buddha annuì e gli spiegò che, nonostante alcune persone decidano di perdere il loro tempo insultando, noi possiamo scegliere di accettare tali parole o meno, proprio come faremmo con un regalo qualsiasi. Se lo prendi, lo accetti, altrimenti colui che insulta rimane con un insulto tra le mani.